Ci troviamo qui a Piave San Giovanni in occasione dell'inaugurazione e della riapertura del circolino. Ma cosa rappresenta il circolino per Piave San Giovanni? Il circolino rappresenta, può anche rappresentare, diciamo così, una comunità, gente che si trovano e fanno qualcosa per se stessi ma anche per il paese, quindi fa rivivere quello che può essere un ambiente, quello di Piave San Giovanni, che magari anche negli ultimi anni un po' si è perso. Oggi è un'inaugurazione, una piccola festa paesana, ben riuscita, buona partecipazione, e andiamo avanti così cercando sempre di coinvolgere maggiormente tutti. Un ringraziamento particolare va anche al comune, insomma, e poi a tutti. Ma per chi è, diciamo, indicato, a chi è orientato il circolino di Piave San Giovanni? A tutti quanti, giovani, anziani, gente che si vuole, come dire, spendere un po' per gli altri, che ha voglia di stare insieme agli altri. Io faccio parte del circolo da poco tempo, però mi sono trovata subito a mio agio in mezzo a tutti i giovani e anche alle persone che collaborano, perché ognuno ha da dare qualcosa. E quali obiettivi si pone, diciamo, o ci si pone o ci si prefigge, quali mete in seguito a questa riapertura? Beh, gli obiettivi è quello di riprendere un po' il collante con il paese e con la gente del territorio e anche quelli nuovi. È la volontà di un circolo culturale a tutto tondo, è quello proprio di promuovere attività sia da un punto di vista culturale del territorio e di avere una buona relazione di socialità, insomma, paesana, che è l'ora, insomma. Ciao Corinna, siamo qui per chiederti, ma come si è svolta questa festa di inaugurazione che, diciamo, ha compreso i giorni di ieri sabato e oggi domenica? Allora, in questi due giorni ci sono state varie attività. Ieri mattina c'era dell'animazione per i bambini, quindi comunque venivano coinvolti sia i giovani sia i bambini molto piccoli. Abbiamo fatto animazione io e un'altra mia amica, il bar rimaneva sempre aperto, all'ora di pranzo c'era disponibile un aperitivo, con a cena invece la pericena. Oggi ci sono stati dei banchini biologici, banchini anche di gioielli e varie merci. E poi il torneo di tennis, e nell'animazione erano comprese anche gare con i pony, quindi anche il circolo equestre che c'è qua vicino al paese è stato coinvolto, quindi era un'organizzazione un po' globale che comprendeva tutti. Come si è svolto il torneo di tennis? Hanno deciso alla fine, siccome c'era diversa gente, non si pensava ci fossero tante persone, invece c'erano 22 persone, per cui alla fine abbiamo deciso di farlo col doppio, perché c'era modo di far giocare un po' tutti. La cosa più positiva in assoluto è che siamo riusciti in qualche maniera, con l'impegno di tutti in maniera molto, diciamo, democratica, a far funzionare questo campetto di nuovo, perché era stato lasciato andare. Questo è il programma dell'inaugurazione, ma il programma come continua da domani lunedì e per la quotidianità? Infatti volevo dire che le nostre attività non sono state solo di questi due giorni, ma vengono da, diciamo, questa primavera, perché noi abbiamo fatto tantissime passeggiate nel nostro territorio, quindi a Piave San Giovanni, e quindi continueranno ad ottobre-novembre con altrettante passeggiate che sono sempre molto molto frequentate. Abbiamo una pagina Facebook, quindi ci potete seguire e diventare i nostri amici. Alberto, ma parlaci del ruolo dell'amministrazione comunale per la riapertura di questo circolo. Ma noi, la cosa molto, per noi è stata una cosa, il ruolo del comune è marginale, perché soprattutto è stato la gente di qui e soprattutto i ragazzi, i giovani che si sono ritrovati insieme, avevano bisogno così di un aiuto marginale, noi l'abbiamo dato, e hanno costituito questo circolo, ricostituito dopo tanti anni questo circolo. È una cosa, noi abbiamo svolto solo un ruolo di facilitatori, abbiamo creato poche questioni burocratiche, abbiamo favorito il loro protagonismo.
e a Pieve San Giovanni è risorto un circolo che mi auguro che i ragazzi che sono impegnati saranno sicuramente di questa, faranno di questo il loro modo di fare. È un rapporto sempre aperto, un circolo aperto a tutti i ragazzi e a tutta la cittadinanza di Pieve San Giovanni. Noi abbiamo bisogno come amministrazione di persone che si aggregano, perché è una palestra di democrazia, e questo credo che sia una cosa positiva per tutti. Alle volte, soprattutto per i giovani, ma per chiunque ne abbia volontà, è importante anche solo sentirsi appoggiati o incoraggiati dall'amministrazione. Ma sì, noi abbiamo preso per buono quello che hanno fatto. L'abbiamo dato una mano, il nostro è un ruolo molto marginale, perché il protagonismo dei ragazzi è una cosa importante, devono essere autonomi, indipendenti da qualsiasi, non si devono sentire legati da burocrazie. Noi abbiamo cercato di fare questo, abbiamo aiutato questi ragazzi di mettersi insieme in poche settimane, in pochissime settimane si è ricostituito questo circolo, e credo che sia una cosa buona per Pieve San Giovanni e anche per tutto il comune di Capolona, di cui abbiamo bisogno dei ragazzi, dei giovani e dei meno giovani, per creare un clima di collaborazione con tutti quanti. Tra le attività presenti nel territorio intorno a Pieve San Giovanni non possiamo non ricordare il centro equestre La Volpaia, e qui abbiamo dei bellissimi esemplari e il loro esponente che ci spiega anche in che cosa consiste questa attività. Abbiamo questo piccolo centro che è dovuto ai bambini, quindi con i pony, con i cavalli grandi, i cavalli a pensione, e niente, un centro dove facciamo scuola, passeggiate per il tempo libero e anche agonismo, tutto quello che concerne il cavallo. E per promuovere il territorio della Pieve San Giovanni sono state anche organizzate delle passeggiate a cavallo? Certo, abbiamo dei sentieri, sono stati riscoperti a cavallo con delle passeggiate con osteallievi che facciamo ordinariamente, insomma. E in che modo la riapertura del centro della Pieve San Giovanni può in qualche modo creare collaborazione con il vostro centro? Perché la collaborazione, perché intanto è fatto di giovani, è fatto di questo circolo e delle passeggiate a piedi, quindi a cavallo, riscopri questi sentieri e tutta questa zona vasta e poco conosciuta forse. Se te ve y se te ve enamorada, se te nota.